L'Ebola. L'Ebola è una grave malattia virale che si manifesta attraverso una febbre emorragica. Il virus è stato identificato ufficialmente nel 1976. Finora sono stati isolati 5 ceppi dell'Ebola virus e 4 sono in grado di infettare l'uomo. L'Ebola non può passare da uomo a uomo per via aerea. Può avvenire solo con il contatto diretto dei fluidi corporei di una persona infetta. Il massimo rischio di contagio sia per i pazienti in stadio avanzato, così come nei cadaveri. I fluidi più pericolosi nella trasmissione del virus sono la saliva, il sangue e le lacrime. Inoltre, non è stata esclusa la possibilità che il virus possa essere trasmesso attraverso trasfusioni di sangue e trapianti di organi da persone che non presentano ancora sintomi. Il virus può sopravvivere per diverse ore anche a secco ed è stato rilevato sulle maniglie delle porte, sui tavoli e su altri oggetti toccati da un malato. Se il virus si trova in un luogo umido e a temperatura ambiente, può sopravvivere fuori dall'organismo anche per giorni. Al momento si sono registrati casi di trasmissione solo per uomini, scimmie e pipistrelli. Il contagio però non può avvenire attraverso la pelle. Per questo è necessario che l'Ebola entri nel corpo attraverso una ferita aperta o un'abrasione della pelle. Per gli operatori sanitari che si occupano dei malati, si raccomanda l'utilizzo di protezioni che non lasciano scoperta alcuna parte del corpo. La malattia può essere trasmessa condividendo il cibo. L'Ebola si trasmette solo tra mammiferi e per ora si ritiene che gli insetti non siano in grado di trasportarla. I più comuni effetti del virus includono febbre alta, mal di testa, vomito, dolori allo stomaco, dolori articolari e muscolari, mancanza di appetito e debolezza. Quando la malattia è molto sviluppata, si osservano anche perdite di sangue dalla cute ed emorragie interne. Presentano anche occhi rossi, tosse e problemi respiratori. Singhiozzo con dolore toracico e perdita di peso. Dopo aver contratto il virus c'è un periodo di incubazione, la cui durata è di solito tra i 2 e i 21 giorni. Nella maggior parte dei casi l'incubazione è tra gli 8 e i 10 giorni e durante questa fase non è possibile trasmettere il virus. I test utilizzati per diagnosticare l'Ebola includono l'analisi degli elettroliti, studi di coagulazione del sangue.